Ciao a tutti ragazzi, anche oggi registriamo da Smoky in Messina. Io sono Mario e loro sono la Lega Combriccola. Presentatevi. Manuel, Angelo, Filippo, Mario. Il liquido, questa è la rubrica, vediamo che gusto ha. E il liquido di oggi è il Ledus Crispy Strawberry. versione alla fragola del liquido famosissimo Ledus Crispy Marshmallow. Questo. Liquido 70-30. Cosa ci dite del packaging? Packaging è sempre lo stesso, non cambia niente. Guarda, Ledo Crispy Drinks hanno la comodità che insieme alla boccetta danno lo spruzzino, lo scusate. Lo squish. Questo per squisciare e drippare direttamente dal boccione da 60. Vediamo che si può Abilitare, aprire chiudere. E si per porta in poter sicurezza permettere in giro. di drippare anche di non. Ah no, stanno facendo tutta questa gran linea bellissima che a breve speriamo di averlo qui in negozio, quella alla mela verde, che sarà Ah, sta arrivando, eccezionale. Perfetto, quindi recensiremo pure quello. La base è sempre la stessa dei Dos Crispi, vaniglia, con l'aggiunta del frutto, in questo caso ci piace quindi il packaging? è sempre lo stesso con l'adesivo che è cambiato. L'unica cosa in meno è che non danno il panno. Perché sono miserabili. Ok. Cessi. Il packaging Pausa di ci nuovo. piace, l'odore È tosto. è abbastanza blando, però si sente quella nota di fragola con chiaramente il marshmallow che è qui in abbondanza. Ditemi voi che ne pensate. Non è di quei gusti che tu Puttana! dici. Tosti! Non è, secondo me, non è di quei gusti che tu li odori, ci casi. Mi stanno facendo crollare tutto, non è vero, Però dai, non io ci sto credete, qua e non ci cade. credete, non è vero, non è così, secondo me non è così No, è proprio pura bene. imitazione, allegoria. Un'imitazione allegorica, concitazione a un noto youtuber sfamatore. Fine! Fine! È buonissimo! Ha Puttana! vinto! Non ce ne volere, ti giuro che li guardo, so che se mi guardi so che sai che sto parlando di te, Non ci ti guardi, giuro ma ti che ti guardiamo guardo e ti tutti. Ti seguo, ti giuro. vogliamo bene tutti, Matteo. Vabbè, ci sono altri Matteo. Ah, tutti. Parliamo di Allora, messinesi. l'odore, sorvoliamo sull'odore. Andiamo a vedere su che cosa lo sbaviamo. Allora, lo sbaviamo su un clonaccio sto giro. VCM Fallo vedere. della Vapes Cloud La famosa Vapes Cloud sì, esiste. con sopra. Sì, famosissima, voglio dire. Con sopra un gun, questo originale, col cap realizzato da Ivan Marini. Che Spettacolo. salutiamo. Ciao Ivan. Proviamo. Vai. Puttana. Ma non nel senso di puttana a te, perché non è Darmi possibile. la puttana, insomma. Ma nel senso che è buono. Anche perché saresti povero proprio a livelli. È buono, perché È sono così buono. brutto, stronzo. No, però se sei una puttana. È buono. È buono. È buono. Ok, ma è buono, ma si È sente? buono, è Che si buono. sente? Si sente? Ah, vabbè, guarda, lo posso dire. Signori, è stop, cioè. Puttana! Top. Ciao. Se n'è andato, cioè avete capito tutto, cioè È praticamente. uscito, è uscito. È Chiude la uscito porta. proprio, se n'è andato. Negozio è nostro. Fine. Pazzesco. Fine. No, figlioli, pazzesco, davvero. Cioè, un gusto veramente eccezionale. Posso un attimo? Stecco? No. Sto morendo. Solo lui fa il tirone, questo è. Signori, un gusto eccezionale. Ci siamo. Secondo me. Ci siamo davvero, si sente il marshmallow, si sente il riso soppiato, si sente la fragola ed è un mix veramente eccezionale. Non so se è merito della rigenerazione e del gun che Oh, stiamo utilizzando. fili Mad Hatter, ringraziamo la crew per avermi riforniti. Non so davvero a cosa sia dovuto, ma è veramente buonissimo, ve lo consiglio. Al contrario del toast normale, che non mi era piaciuto perché lo sentivo troppo blando, questo invece è un gusto veramente, veramente buono. È un all day, non è neanche troppo denso perché è un 70-30. Signori, secondo me l'Ethos questa volta ha davvero azzeccato. Complimenti. Chiediamo qua il verdetto posteriore che scese la nebbia, parte 19 sto giro. È troppo buono. Buono, È veramente, veramente anche buono. migliore di quella normale, secondo me. È molto meglio.
perché ha un gusto in più che si sente bene. Concordo pure io, ma sono curioso di sentire quello che alla mela, e già ho visto persone fare le capriole, quindi sicuramente sarà eccezionale. Io sono... Se sono un amante della mela, vediamo un attimo quello che esce. Buono. Buonissimo. Veramente un all day. Ma lo sentite? La... Sì, cioè, sì, sentite sì, come sì, sono bilanciati i sì, gusti? Sì, sì, al di là del buono o non buono, perché poi è facile che siano buoni, ma il bilanciamento non è semplice. Tutti e tre i gusti si sentono uno dietro l'altro, è bello. E non c'è un'altra vicinanza di uno e l'altro. No, è signor. Per me possiamo passare direttamente al voto. Per me, voto 10. L'ha fatto pisciare! La seconda persona al mondo che ha fatto pisciare il Kun. Il primo sono stato io. Cazzo è fragola. Cazzo è fragola. Per me, voto 10. Cazzo è fragola. È fragola, cazzo. Quanto gli dai di voto? 10. Tu? Cazzo è fragola. Penso 10 anche lui. È 10! Ragazzi? Vorrei per me 10. 10, ci sta ovvio. 10. Signori, c'è poco da dire. Cazzo è fragola. Provatelo e fateci sapere che ne pensate. Ciao ragazzi, buon svapo a tutti. Ciao.